Ma che vedo lì? Io ve l'ho detto, se mangiava forte oggi. Siamo belli così, eh? Vai. Intanto welcome back ad Edge Stars, da oggi da Lorenzo e Luca. Manca lo chef lì. Manca lo chef, peccato, oggi è impegnatissimo. Peccato, perché oggi siamo capitati in un posto, siamo a Moricone, che è in provincia di Terni, vicino Narni, vicino Amelia. Posto, regà, sperduto nel nulla praticamente, proprio nel nulla. Però abbiamo trovato una chicca per voi, questa che voi vedete solo, leggete bar, e qui in realtà adesso vi metterò anche le immagini. È una trattoria, credo una tra le più storiche dell'Umbria, probabilmente la più storica dell'Umbria, trattoria da Sara. Parliamo del 1920. Tu che facevi nel 1927, Lore? Eri appena laureato, secondo me. Sì, lavoravo già, sì. Lavoravo. Sì, sì. Qui stiamo a parlare di 100 anni di storia, raga. Qui cucina casareccia, già ci siamo informati, siamo entrati dentro, abbiamo preso informazioni, le nostre informazioni. Cucina la sorella della proprietaria, era una parte i nonni, sto posto, i nonni, tutto in famiglia, cucina no chilometro zero, a metro zero, metro zero, di tutto e di più fatto in casa. Ma parliamo di secondi pazzeschi, perché tutta roba là alla brace, ragazzi, dall'uccelletti alla farina, alla alcarda, cioè roba top. Io quando mi muovo faccio danno. Mi sa che mangiamo veramente forte, forte, ah, raga, forte. La fame è tanta, la sete ancora di più. Andiamo, va. Andiamo, dai. Che spettacolo, bellissimo. È come se stiamo a casa, a parte perché siamo da soli, ma poi perché proprio le pareti, i quadri, cioè siamo rimasti. E l'accoglienza in... anche, perché l'accoglienza, cioè, signora gentilissima, veramente uno spettacolo. Posso dire una cosa, raga? Tutto quello che vuoi, Lore. Allora, quando eravamo piccolini, che andavamo al bar a comprare le caramelle o comunque a prendere il gelato, che entravi in questi bar tutti in legno, col bancone in bravo, marmo, una volta entri dentro, torni indietro dei 20-25 anni. È vero. Cioè, una sensazione unica, perché ad oggi non, questi posti non si trovano più. È vero. Ci siamo sentiti come quando eravamo piccoli prima, quando siamo entrati nel bar. Ma poi la signora ci ha fatto sentire subito a casa, gentilissima, devo dire. Secondo me, come dice Luca, oggi si mangia forte. Si mangiamo forte, anche perché ti dico, a parte i menù pure, cioè, menù un po' datati, però belli sti menù fatti così. E gli antipasti sono questi. Noi abbiamo preso la buffata, che la signora ci ha addirittura lei consigliato di prenderne uno per due, perché è talmente tanto grande. Poi mo vediamo, insomma, poi noi lo sai che il tanto grande, tanto grande per noi è relativo, insomma. Però ha detto la signora è tanto grande, quindi ci siamo presi la buffata. Questi sono gli altri antipasti che ci hanno, che comunque i prezzi sono più onesti, insomma, mo 15 euro, vediamo quanto è grosso sta buffata, però secondo me sono onesti. Qui parliamo dei primi piatti, tagliatelle, tagliatelle, manfrigoli, manfrigoli che è una pasta tipica di queste zone qui, del, credo del Ternano? Del Ternano, molto simile alla ciriola, quindi acqua e farina, okay, comunque. Ok, e quindi torniamo un po' a quello che era il ruscio. Bravissimo. E perché stiamo più o meno, dovrebbe essere quel tipo, perché di pasta? Alla fine la pasta è quella, ma poi ogni zona ha la sua, cioè, tradizione, il suo nome, sia insomma, di impasto, esatto, che di presentazione del piatto. Poi per secondo abbiamo preso, vabbè, glielo diciamo a mano quello a che mano arriva, mano, dai, diciamo, glielo diciamo. Però questi sono i secondi, che c'ha tanta roba, regà, c'ha veramente tanta, tanta roba, c'ha veramente tanta, tanta, tanta roba. Ma poi tutta roba bella casareccia, ignorante, come ci piace a noi. Anche sui contorni, io ho chiesto cos'erano i raponzoli con alici, che erano una specie di insalata. Specie di insalata, è un piccolo tubero bello coriaceo con questo ciuffetto di insalata sopra, cosa che non si trova in grossa distribuzione, ma solamente dalle signore di una volta, insomma, infatti, arrivano a cogliere. Infatti, detto, la signora oggi non ce l'aveva perché non hanno raccolti pochi sto e periodo. E nascono precisamente vicino ai fiumi, vicino ai torrenti d'acqua, sulle parti rocciose, quindi sono proprio una cosina che o li vai a cogliere o non li mangi. Quanta roba sa, Lorenzo? Siamo più o meno intorno ai 30-35 euro al chilo, quindi insomma, l'insalata che professionista importante. Che sei. E poi ci abbiamo
ordiniamo i dolci, che ancora non abbiamo ordinato niente, ma sicuramente dopo almeno un dolce in due ci arriveremo, dai, ce la facciamo. Anche perché vedo pure cose interessanti qui, pure la pizza di Pasqua, il pan pepato, che è tipico di questa zona, insomma, di Terni. E poi questo è il vino, al litro, regà, 5 euro, un litro di vino della casa, che secondo me non è niente 5 euro. Poi l'abbiamo preso apposta perché comunque hanno anche la carta dei vini, perché ci sono... Stavo vedendo prima in vetrina una decina di etichette, chiaramente tutti i vini locali, qui siamo nel cuore della Doc Amelia, quindi chiaramente Ciliegiolo, visto anche Cosine di Montefalco, tutta roba umbra. Però abbiamo detto assaggiamo il vino della casa, vediamo com'è. Riprendimi il cestino, guarda che bello. Cestino che poi di fatto è un tovagliolo, una sacca, che comunque riporta sempre agli anni passati. L'odore del pane è meraviglioso, proprio meraviglioso. Però è un pane locale sicuramente, è pane casareccio. Probabilmente un pane comune. Qualche forma. C'ha un odore buonissimo, poi magari l'assaggiamo, insomma, e vediamo di che parliamo. Allora, ci ha portato l'antipasto. Io ve lo faccio vedere immediatamente perché è una cosa bellissima. È indescrivibile il profumo che arriva. Insalata di farro, i funghi, tartufo, ragazzi, è la salsa, Cioè ci sta un po' di tutto, veramente. Cacciò di fritti, guardate. Raga, qui è veramente come se stai da zia, da nonna a casa che ti ha fatto la domenica. Guarda che belli. Questa è una crocchetta di patate, non so qui. Dovrebbe essere. Crocchetta? Bruschetta versione pizza margherita, il classico rustico, la torta pasta sfoglia. Vedo altre cosine fatte al forno. Qui salumi locali sicuramente. Salumi, cinghiale, questa è cinghialotto, ragazzi. Sì. Misto cinghiale maiale, fantastico, pecorino. Buono. E vari rustici misti. Guardate Lorenzo che da buon amico sta ha diviso con giustamente le mani la bruschetta al tartufo e me la serve con le mani. Ma guardate quanto è bella, raga. Questa non è salsa, eh? No. Questo è tartufo macinato, ragazzi, si vede, è palese, eh. Poi l'odore. E non è manco una cosa semplice, perché di solito trovi la salsa quella brutta, sì. Diciamo, quella che c'ha quel sapore. Però questa è una trattoria che ha detto la signora di roba tipica. Dice noi, tartufo, usano lo scorzone, va bene. Certo, però te danno lo scorzone, tanto comunque macinato, olio e sale, stop, niente di più. Carciofino fritto, signori, che questi ci vado matto, ma damoli a Luca perché... No, dai, dividiamo da buoni No, ce l'ho anch'io. Okay. Pizza ripiena col macinato. La pizzetta così ripiena, che c'è stato dentro col macinato? Macinato, se ti l'apro. Guardate che bella, raga. Cioè, ma chi te la fa sta cosa? Nonna? Sì, a casa, quando va la domenica ti fanno una pizzetta così ripiena col macinato. Buono? Fatti sicuramente al momento, ragazzi, non c'è ombra di dubbio, croccanti fuori, morbidissimi dentro, cotti alla perfezione, okay. Perché il carciofo va anche cotto in precedenza, prima della frittura. L'inizio ci piace. A questo punto andiamo a assaggiare anche il vino della casa, che è chiaramente locale, andremo a vedere probabilmente l'assemblaggio, sperando che c'è anche un po' di ciliegiolo, perché siamo qui in zona, mi piacerebbe assaggiare. Ci sta. Senza grosse pretese, vino molto semplice. Salsiccetta di cinghiale, mettimelo a fuoco, riesci a mettere a fuoco. Lorenzo sta diventando un cameraman, regà, veramente incredibile. Fra un po' faccio il sommelier e lui fa il cameraman. C'è un odore, mamma che buono. Io voglio anche assaggiare, già che ci siamo, la pizza questa qui. Veramente simpatica. Simpatica perché poi questa si sente che è fatta in casa la pizza. Il ragù, tra l'altro, non è di maiale. O di piccione o è d'anatra? No, un ragù di cortile. Di cortile, giusto? Chiamato ragù di cortile, che appunto... Adesso lo chef sarebbe fiero di me, sono cominciato veramente a... Cavolo, lo chef stai a fare un lavorone, Una volta Luca piava... Mandavo giù, qualsiasi cosa, no, non è vero. Però devo dire, stai a fare un lavorone perché è ragù di cortile, quindi tutti animaletti volatili da cortile, appunto, che può essere l'anatra, piccione, le colombe, le palombe, eccetera, eccetera. Veramente, veramente buono. Lo assaggio un pezzettino senza coperchio, mondiale, ma accompagnato da un impasto fantastico. Patè di fegatini di pollo fatto in casa, roba mondiale. Esatto. Sì, ma loro stanno aspettando che tu lo assaggi, Lore, perché detto così solamente sulla carta... Non voglio esagerare, uno dei patè più buoni, non dico tutta la mia vita, ma l'ultimo anno dove siamo stati è uno dei patè più buoni. Raga. Top. You understand? Non è da stamattina, però è buono. Oh, grazie, mi hai lasciato un pezzetto. Era buono però, era buono.
veramente. Poi magari la prossima volta lo torniamo, lo riordiniamo, così lo assaggi. Una patata, questa la divido, dai, però, anche perché così la faccio vedere a loro. Verdurine tartufo, forse sì, qualcosa ho sentito tartufo. Cioè qualcosa di ciccia e c'è il tartufo in mezzo. Senti che buon odore, tra l'altro. Erba ripassata. Ah, erba ripassata, bravo, bravo. Spesso in tanti posti, in tante trattorie, trovi roba o già pronta o robina un po' così da battaglia. Magari la signora ieri si era fatto l'erba ripassata. Stamattina ci ha fatto l'antipastina. Bravo. Quindi lo sfruttamento al massimo. Il riutilizzo, delle materie prime usate magari il giorno prima, okay, che sono buonissime comunque, perché cioè non è che non è fresco, utilizzato in maniera diversa, quindi anche fantasia da parte della cucina di rielaborare un piatto per sfruttarlo come antipasto eventuali. Bravi, quindi, perché l'erba ripassata si sente pienamente, ci sono le verdurine, c'è un po' di tartufo, c'è la patata che comunque stile pane, per rendere l'idea. Ha fatto un antipastino, una mezza patata, gourmet, spesa zero, senza fare spesa. Esatto, bravo. Bravi, così si lavora. Manfricoli, pesto all'umbra. All'umbra, qui quindi, non è il pesto al genovese, quindi faranno un po' in modo loro. Quale sarà la differenza? Allora, diceva la signora che a posto dei pinoli ci sono le noci, che le vediamo anche intere. Eccole, quindi non è solamente pesto. Maggiorana, olio, parmigiano. La particolare è la maggiorana, che con le noci e il parmigiano lega benissimo. Ci sono pomodorini confì, che sono piacevolissimi all'interno del pasta, chiaramente fatta in casa, raga, qua ce n'è uno uguale, uno più grande, uno più piccolo. Guardate quanto è bella, guardate quanto è bella, è bellissima. Tagliata a mano, palesemente senza uovo, acqua e farina, come la ricetta che ama, come volevano i nostri nonni, quindi bravi, bravi, bravi. Un odore pazzesco, tutto peperoncino e maggiorana intorno, che dà una nota pizzante. La nota pizzata, la nota spicy sul piatto ci sta da Dio. Pasta cotta alla perfezione, impasto perfetto, la senti leggermente al dente, bella dura, una più grande, una più piccola, quindi diversi tipi di cottura all'interno, ci sta da Dio. Il pesto elegantissimo, niente copre niente, ragazzi, tutto molto equilibrato. Allora, intanto voglio assaggiare i manfricoli che hai assaggiato tu, perché secondo me le sono mondiali. C'è quel piccantino che arriva all'ultimo, che dà una spinta bellissima al piatto. Nonostante poi sono piccanti, sono delicati, che sembra quasi controsenso, però sono piccanti e delicati allo stesso tempo. Allora, però io non sono andato male, perché in realtà io ordinerò la lasagnetta, che la facciamo subito vedere. Mamma mia, ragazzi, aglio forte lui. Delicatissima, ragù perfetto. Raga, ma che vedo di? Io ve l'ho detto, se mangiava forte oggi. Mi dovete credere quando dico le cose. Allora, le patate che già mi sembrano buone. Raga, oltre al profumo, qua Faraona vince su tutto, sul profumo, perché ti dico, arriva veramente degli aromi unici. La patata mi sembra veramente, cioè, sembra un aspetto non invitante di più. Ma mi sembra un po' come le vogliamo noi. Forse non lo assaggiate, ma poco croccanti fuori, però dentro buonissime. No? Pure croccanti? Top 5, ragazzi. Prendine una in diretta. Nella top 5, aspetta, tieni. Facciamo così. Top 3, manco top 5. Lorena, mi saranno mangiate così. Buono. Fino adesso siamo andati veramente bene. Adesso abbiamo ordinato per secondo crotella, d'agnello e Faraona alla Leccarda. Uno, non la trovi dappertutto. No. E due, regà, è una Faraona intera. Qua ci vuole il fisico oggi, mondiale, perfetta, equilibrata, cucinata bene, non c'ha quel sapore forte. Buona crotella, così l'ho mangiata solo a Roma. Buona, cioè, guardarla da qui è più grossa della capoccia tua praticamente. Ne ci vuole tanto, però insomma è bella. I brividi, raga, ma che posto siamo capitati oggi? Io non mi ricordo una Faraona così dai tempi di casa. Adesso chiaramente trovo tutte le rivisitazioni, tutte queste di Faraone dissossato, che questa è la Faraona alla Riccarda. Fatta con i controcazzi, bravi, bravi, bravi. Che è finito, siamo magnati di tutto. In realtà no,
perché stiamo aspettando adesso la carta dei dolci, vediamo che dolcino mangeremo. Allora, signori, qui l'aspetto è fantastico, ma solamente lo chef avrebbe voluto dirci. Vabbè, diciamola che abbiamo preso il tiramisù, perché non lo sanno, abbiamo preso il tiramisù. Beh, l'abbiamo preso. E la crema catalana. Tiramisù, crema catalana, ma il tiramisù l'abbiamo preso appositamente. Per lo chef. Perché lo prendiamo dappertutto, c'è cioè sempre lo chef, e quindi da buon veneto. Oggi non c'è lo chef, c'è Lorenzo. Lo chef è già stato a casa con le mani nei capelli. Allora, chef, io posso fare il mio meglio, ma mai come te potrò recensire un tiramisù di livello. Vabbè, fai quello che puoi, insomma, dai. Comunque, l'affondo del cucchiaino già ci piace. Intanto rivediamo. Questo ce l'ha detto lo chef, il tiramisù ha fatto con i... Chef, con l'oro sai, va bene. Con gli oro sai o con i pan di stelle? Diciamo la verità, ragazzi, savoiardo tutta la vita, savoiardo tutta la vita. Si sente fatto in casa, la crema è da loro, savoiardo bagnato in maniera perfetta, non c'è caffè. Bravo, esatto, quello l'acquetta l'altra volta lo sì, chef. Sì, no, bagnato in maniera perfetta. Bravo, bello, sì, bel tiramisù. Bel tiramisù. Allora, crema catalana ovviamente, crema, base uovo, è un buon dolce. C'è presente quando nonna ti faceva lo zabaglione? Ma già la vedo dal colore, questo giallo, cioè non è un preparato, perché ad oggi crema catalana, panna cotta. No, queste cose nei ristoranti spesso e volentieri prendi i preparati già pronti, aggiungi latte, fai bollire, dai una girata e sono pronti. Che questa si è fatto dal proprio colore, a casa, ma si sente proprio un miglio che si è fatto a casa. È tutt'altro, ragazzi. Io da lontano vedrete il mio cucchiaio che arriva. Assaggialo. Buonissima. Crema fatta assolutamente in casa, leggermente aromatizzata con la scorza d'arancio. Sei sì, d'accordo sì, con me? D'accordissimo. Questa nota agrumata che è piacevolissima. Questa me la mangio io, ragazzi. E poi bravi, perché a livello di presentazione è quello che ti aspetti. Fatti bene, appunto, belli, questo. Quindi belli. Terrina, togliolino di carta. Anzi, sai che ti dico? Che forse un po' sono questo da aspetteresti anche di meno come presentazione. Sì, sì. Invece fatte proprio carine dentro la terrina, le ceramiche, del decotto. Decotto, bravissime. Allora, come dice lo chef, zucchero o non zucchero? Ognuno, ragazzi, fa quello che vuole. Chef, purtroppo genziana, perché oggi non sono riuscito a farlo desistere, ha preso la genziana. Finalmente c'è la genziana, signori. Se la senta cigara con la genziana, che è veramente una cosa non proprio... Non è non proprio, ragazzi, no, assolutamente. Assolutamente. Denuncia penale, però se la senta cigara con la genziana. Questi me tengo, come okay. Dice Luca. Era sentata cigara, se con, senta la, cigara. Con la genziana. Facciamo un gin. Se fa... Se fa resentin. Resentin, cin. Siamo arrivati alla fine di questa, Vasco direbbe questa triste storia, però noi non è stata triste, è stata bellissima. Bellissima, e non siamo Vasco però. Vabbè. Non siamo Vasco, vabbè, insomma, siete pure un po' dei capelli. Regà, prezzo non lo sappiamo, lo diciamo tra poco, però secondo me, regà, non abbiamo speso cifre astronomiche oggi. No. Abbiamo speso il giusto, tra poco vi dico. Se abbiamo fatto i conti bene. Quanto stiamo secondo te? 25 euro per uno. 28. Vediamo chi c'ha ragione tra poco, ragazzi. A tra poco. Dai. Chi c'ha ragione? Più tu. Perché hai detto 28, alla fine ho speso 35. Vabbè, dai, stavamo lì, ragazzi. 35, comunque. Che non è pochissimo, ma non è manco tantissimo, dai. No, alla fine abbiamo mangiato tanto. Devo dire, abbiamo mangiato tantissimo. Proprio tanto. Cioè, secondo me quella faraona valeva tutto il prezzo del due primi, due secondi, due dolci, due caffè, due amari. Ci sta. Quei prezzi poi che ci stanno oggi in giro, insomma, ci sta. Ma anche perché ad oggi la materia prima costa di più, l'affitti di più, le utenze fisse non ne parliamo, quindi ci sta che aumentano i prezzi. Comunque, chi vuole fare un passo nel tempo e tornare indietro di quasi 100 anni, ragazzi... Prima lui diceva una cosa bella, ha detto immagina che qui ci venivano pure i tedeschi a mangiare, perché 1927... C'era la guerra, ci venivano i tedeschi qua a mangiare praticamente. E devo dire che dentro è rimasto molto, tutto molto antico, cioè tutto molto vecchio, però ti sembra di stare veramente, ti fa un tuffo nel passato. Ed è un posto veramente bello, 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 che ci tornerei proprio stravolentieri, stravolentieri. Sì, ho mangiato benissimo. Guarda, ma aspettavo forse 10 euro di meno sul conto. Però poi, come dici tu, insomma, è aumentato tutto, le materie prime, tutto, quindi ci può stare. Anche perché mangiare veramente, noi siamo andati tanti posti ormai nel tempo, in un anno ne abbiamo girati dei posti. Trovare un posto dove si mangia bene in questa maniera, come abbiamo mangiato oggi, io non dico che la metto nella top 3,
Ma nella top 5 sicuro c'è state, dove abbiamo mangiato. Cioè a livello di qualità di prodotto, di materia qualità prima. Qualità top veramente. Cioè era fatto tutto completamente in casa. Quindi alla fine 35 euro io te l'abbono pure, dai. Me la collo, come direbbe un altro youtuber, me la collo, 35 euro me la collo proprio. Io Luca gli ho dati volentieri, devo dire, sì, soddisfattissimo. Sì, del pranzo. Soddisfatti, anzi, raga, ormai se cominciamo a svalvolare, questo sarà il vino. Anzi, ti dirò di più, che probabilmente qui ci torniamo, visto che la signora diceva che quest'estate gli antipasti saranno un po' diversi, c'è più roba. Quest'estate con le moto ne approfittiamo, ci torniamo, ci facciamo un saltino, vediamo un attimo se è cambiata la situazione, che tra l'altro non è che era poco, comunque l'antipasto, cioè, siamo andati benissimo. Raga, bene, se capite da queste parti non vi so dire bene, probabilmente vi lascio qua sotto nei commenti la posizione di Google Maps, perché per arrivare in questo posto dovete veramente prendere il cane da caccia e fargli fiutare questo posto, perché sta a Morricone, che sta, è una frazione tra Narni, Amelia, in provincia di Terni, in mezzo alle campagne, sperduto, quindi vi lascio seriamente. Da non confondere con Morricone nella Sabina. Ah, pensavo dicevi perché... Ennio Morricone, quello che faceva. Ok. Saluto a Ennio comunque. Saluto il nostro caro amico. Però no. Sicuramente vi lascio qua sotto la posizione di Google Maps per arrivarci. Se però capitate da queste parti, noi ve la proviamo tranquillamente proprio. Io no, penso che tu sei d'accordo, ve la proviamo tranquillamente. E fateci un salto, perché se volete, soprattutto se volete fare un salto nel passato, nel 1900, non dico 27, ma dentro la stigliatura 1970-60 sicuramente, venite a fare un salto, perché tutta così, cucina casareccia, fatta bene. Noi vi salutiamo anche per questa giornata, ci siamo fatti una bella scorpacciata di cibo, abbiamo riempito le nostre pancine. Noi per un'oretta siamo a posto. Per un'oretta siamo a posto, poi vediamo stasera per la cena. Noi ce ne torniamo verso le nostre case. E dai, gestase tutto oggi senza lo chef Elia, ma dal buon Lorenzo e dal buon Luca, da Morricone, dal ristorante di Sara è tutto. Noi ci vediamo la prossima volta, raga, iscrivetevi al canale, mi raccomando, continuate a seguirci, perché i prossimi saranno proprio delle chicche incredibili. Ci vediamo alla prossima, raga, vamos.